sento a pezzi, non riuscivo a alzarmi stamattina. Oh, qualcuno le ha messo di nuovo un macigno sulla bara? Molto caustico questa serva di maggiordomo. Oh, la notte non dormo e non è colpa del caffè, perché io lo prendo solo decaffeinato, vero? Ma sicuro. Vuole che le prepari una bibita fredda che la tiri un po' su? Magari, però che non contenga caffeina. Ma sicuro. Signore, le ho preso appuntamento col medico per il suo udito. Cosa? Che le ho già preso l'appuntamento. Ma sì, certo, ho sentito dell'appuntamento. Ma chi ti ha detto di telefonare al medico? La tata. Ma dico, scusa un attimo, da quando è lei che comanda qui in casa? Sono 3 anni a settembre. Annullo l'appuntamento? Sì. Prendo la giornata libera così mi rilasso un po'. T'ho già detto di sì. Grazie. Vedo che tu e l'amico di John, Mike, andate parecchio d'accordo. Già, è bello incontrare un oriundo italiano che crede che Frosinone sia la più ricca città del nord. La cosa nuova, che io trovo stupenda, è che ora uscirai con Mike insieme a me che esco con John. Questo è vero a metà. Cioè? Tesoro, è troppo grande sul serio per te. Tu hai 17 anni, lui ne ha 26. Credimi, è un enorme divarico. Scusa, ma tu non esci con Mike? Lui ne ha 25 e tu 33? Quanti? Oh, no! Ma abbiamo festeggiato il tuo 30° compleanno 3 anni or sono. Ma ho detto il falso. Ho mentito per non perdere il lavoro. Però, parlando dei tuoi genitori, dicevi che tuo padre ha 10 anni più di tua madre. No, io ho detto. A forza di corna, lui le ha levato 10 anni di vita. Perché fai così l'ipocrita? Perché va bene se Mike esce con te, ma non va bene se io esco con John? Perché Mike non è una figlia mia. Per questo io neanche. Oh, allora va a dire a John che ha annullato l'appuntamento con Mike perché una ragazza mi ha ammazzato. Thank you.